Aspettate che metto lo schermo in modo tale da vedere anche voi. Va bene, allora, mi sentite bene? Sì. Sì, mi sentite bene? Sì. Va bene. Allora, eravamo concluso la scorsa lezione parlando di propagazione su distanze cosmologiche dei fotoni e avevamo visto che alcune indicazioni sperimentali, in particolare il fatto che non osserviamo una deformazione delle sorgenti a più grande distanza, portano a pensare che non riusciamo a descrivere con i meccanismi di fisica attuale la propagazione stessa dei fotoni su queste distanze. Quindi c'è un grosso campo di ricerca attualmente su questo problema, che è interessante anche per sé, vedremo, nel senso che ha anche implicazioni sulla fisica ancora più fondamentale di quella che stiamo per descrivere. E le spiegazioni vanno da spiegazioni di natura astrofisica, per cui le sorgenti lontane potrebbero essere o per un bias osservativo nostro, oppure per motivi cosmologici di cosmogenesi stellare diverse da quelle più vicine. Oppure c'è un errore di misura, la nostra misura è. Alcune misure sono sbagliate, oppure ci sono dei meccanismi quasi standard, nel senso che abbiamo un riverbero, una rigenerazione dei raggi gamma vicino a noi. Per esempio, una rigenerazione di questo tipo potrebbe essere data da interazioni dei raggi cosmici emessi dalle sorgenti con background intergalattico. E infine ci sono alcune linee che spiegano questo fenomeno con nuova fisica. L'idea di questa nuova fisica è un'idea non nuova ed è un'idea che, come vedremo, ha dei fondamenti dei fondamenti teorici profondi. L'idea è che i fotoni in realtà compiano un percorso effettivo più corto della distanza dalle sorgenti a noi, perché parte del percorso è speso sotto forma di nuove particelle, per esempio i cosiddetti assioni, o particelle sconosciute che si accoppiano solo gravitazionalmente ai fotoni, per esempio particelle che vengono da materia oscura. Siccome sappiamo che la materia oscura c'è, se abbiamo un meccanismo per cui queste particelle si accoppiano al fotone anche debolmente, può essere che i fotoni, quando viaggiano su grandissime distanze, compiano parte del loro viaggio in questa nuova forma di materia. Oppure ci sono altre ragioni profonde, sempre legate alla cosiddetta materia oscura. Come sapete, come vedremo, la spiegazione dei moti delle stelle negli aloni delle galassie, una spiegazione richiede che o la legge di gravità sia sbagliata o ci sia una grande quantità di materia che noi non conosciamo. La legge di gravità, l'andamento 1 su R quadro, è legato strettamente al fatto che ci siano tre dimensioni. Se noi abbiamo tre dimensioni, per motivi abbastanza intuitivi, le forze statiche fra due particelle i campi statici devono andare come 1 su R quadro in uno spazio piatto, perché il fronte d'onda conserva l'energia e quindi la superficie sferica è proporzionale a R quadro. Però se le dimensioni non fossero 3 ma fossero più di 3, noi potremmo avere una legge di gravità che è diversa da 1 su R quadro in un universo piatto e che quindi non richiede l'aggiunta di materia oscura. A questo punto però potremmo avere che su distanze cosmologiche le particelle a volte viaggiano nelle dimensioni che noi non vediamo e quindi il viaggio effettivo sarebbe più corto della distanza. Quindi, diciamo, questa indicazione è abbastanza spiegabile se assumiamo uno dei canali di fisica, di nuova fisica, che si ritengono molto probabili per il futuro prossimo.
Come esempio, il trattamento matematico di questo tipo di fenomeni è più o meno lo stesso, come vedrete. Come esempio, quello che faccio è quello che può sembrarvi meno ovvio, che è l'esempio dell'accoppiamento dei fotoni con una nuova particella che viene chiamata assione. In realtà l'assione è una particella che, sebbene non sia mai stata trovata, è ritenuta da molti teorici come una particella che ci deve essere. Il motivo dell'ipotesi dell'assione è il seguente. Noi sappiamo che la teoria delle interazioni forti, scusate, che le interazioni forti conservano il prodotto della simmetria C per la simmetria P, quindi coniugazione di carica per parità. Però il lagrangiano che noi conosciamo dell'interazione forte viola questa simmetria, quindi vuol dire che presumibilmente, se la nostra rappresentazione nel modello standard è corretta, devono esistere dei termini nel Lagrangiano che noi non conosciamo. Nuovi termini vuole dire in generale nuove particelle. Nel 77 Peccei e Quinn propongono una soluzione, scrivono un Lagrangiano in cui viene aggiunto un termine che alle conoscenze attuali poteva non essere osservabile, potrebbe non essere osservabile ancora, e che pulisce il Lagrangiano da questa imperfezione. A questo termine è associata una nuova particella che è pseudoscalare, quindi cioè spin zero e si inverte per simmetria di parità, neutra, stabile su tempi confrontabili con il tempo di Hubble, interagisce debolmente e si accoppia al fotone. Se si accoppia al fotone, una delle conseguenze è che questa particella può far sì che la luce splenda al di là di un muro. Se voi avete un muro, sparate una luce contro questo muro, può essere che qualche fotone si converta in assione, l'assione ha un'interazione debole, quindi passa attraverso il muro, e al di là del muro è possibile che ci sia una nuova conversione con l'assione-fotone. Questo è il processo, quindi assione va in due fotoni, un fotone è presente in generale dal campo magnetico, i fotoni più abbondanti sono presenti dal campo magnetico. Nella teoria, l'accoppiamento minimo è proporzionale alla massa, però uno può avere anche una teoria con un parametro libero in più. Allora, in questo caso, l'accoppiamento che chiamiamo 1 su m grande in generale non dipende dalla massa dell'assione. Quindi avete due parametri, m grande, che regola l'accoppiamento, e m piccolo, che è la massa dell'assione. È stato chiamato assione dal nome di un detersivo dell'epoca, perché pulisce il Lagrangiano da questa imperfezione. Allora, in questo diagramma voi vedete quali sono le predizioni della relazione fra la massa dell'assione e l'accoppiamento dell'assione. L'assione minimale, quello con un numero minimo di parametri liberi nella teoria, ha un andamento di questo tipo, quindi la massa è proporzionale all'accoppiamento. I dati sperimentali, come vedete, indicano, dati sperimentali in laboratorio, sono stati compiuti degli esperimenti fondamentali in laboratorio. Uno di questi, che è stato compiuto a Legnaro, vicino a Padova, da fisici, soprattutto di Trieste, il professor Zavattini, non so, probabilmente non l'avete conosciuto, è morto qualche anno fa, aveva trovato un'indicazione di assione in questa zona che vi indico qui. E una relazione fra massa dell'assione e accoppiamento, come in questo rettangolo che è indicato qui, spiegherebbe le osservazioni cosmologiche. Quindi, come capite, c'è un campo di ricerca molto attivo, perché siamo vicini sperimentalmente a poter escludere questa ipotesi o a validarla, e quindi trovare eventualmente una nuova particella e un candidato alla materia oscura, che probabilmente sarebbe sicuramente sarebbe una scoperta, se confermata, anche superiore a come importanza, a quella del bosone di Higgs, perché mentre il bosone di Higgs sapevamo già la massa,
di questa nuova particella abbiamo indicazioni, come vedete, molto deboli. In questo tipo di plot, che forse avete già visto, la regione scura indica, le zone che sono sperimentalmente escluse. Questo è il meccanismo di accoppiamento fra fotone e assione. Il lagrangiano è proporzionale alla costante G, l'accoppiamento G che abbiamo chiamato 1 su M grande, per il prodotto dei vettori dei campi del fotone e dell'assione per la densità di energia dell'assione. Questo vi schematizza i diagrammi di Feynman che si succedono nella propagazione di un fotone e vi mostra perché il percorso effettivo è più breve della distanza, cioè parte del percorso è compiuta, diciamo così, sotto traccia. Noi non sappiamo quanto valgano, questo gamma star indica i valori dei campi magnetici, non sappiamo quanto valgano i campi magnetici intergalattici, la nostra conoscenza sperimentale è molto modesta, e sappiamo che campi magnetici sono fra 1 nanogauss e 10 alla meno 15 gauss, che è un femtogauss. Sappiamo che questi campi presumibilmente sono strutturati in celle, in domini, tipo i domini di Weiss nei superconduttori, e che questi domini hanno dimensioni tipiche dell'ordine del megaparsec. E la probabilità di oscillazione possiamo scriverla, come conseguenza di questo lagrangiano, come G quadro per la componente trasversa del campo per S, dove S è la dimensione dei domini, S quadro, e quindi traducendo in valori numerici otteniamo questa relazione. Per cui, se sappiamo il valore del campo, la dimensione dei domini e l'accoppiamento, possiamo calcolare la probabilità di conversione per ogni dominio. A questo punto facciamo un calcolo Monte Carlo, mettiamo dentro tutti questi singoli processi e vediamo che cosa abbiamo alla fine della propagazione. Le ricerche dirette di assioni vengono compiute proprio con tecniche del tipo luce attraverso un muro, quindi viene sparato un fascio laser molto potente con un campo magnetico forte prima del muro e dopo il muro. Quindi si cerca di forzare questa conversione prima del muro e dopo il muro. Se siete interessati e volete maggiori dettagli, attualmente gli esperimenti ci sono due esperimenti in concorrenza che studiano sulla linea dell'esperimento di Zavattini. Ci sono due esperimenti che studiano sulla linea dell'esperimento di Zavattini la conversione fotone-assione in campo magnetico, e entrambi sono molto rappresentati a Trieste. Siccome c'era il gruppo di Zavattini, restano due allievi di Zavattini che fanno questi esperimenti. Quindi se vi piace questo argomento, potete anche contattare le due persone che continuano questi esperimenti, che sono il professor Milotti e il professor Cantatore, che forse conoscete. Conoscete, sì, Milotti e Cantatore anche, immagino. Cantatore no. Potete casomai farvi una chiacchierata con loro. Ci sono due esperimenti rivali attualmente, entrambi sono rappresentati a Trieste, quindi potete vedere se vi interessa questo argomento. Comunque, come dato di fatto, le ricerche dirette indicano che la massa di questa assione, se esiste, è minore di 0,02 electron volt, quindi è una massa confrontabile con la massa dei neutrini, e l'accoppiamento è minore di 10 alla meno 10 GeV alla meno 1, e questo limite viene più che altro dalla non osservazione di raggi gamma diretti dalla supernova 87A. Se questa supernova, che è esplosa un po' prima che voi nasceste,
siccome nella supernova ci sono forti campi magnetici e vengono emessi forti fotoni, che però non ci arrivano, cioè vengono emessi raggi gamma che però non ci arrivano perché devono attraversare una regione opaca, se invece la regione non fosse opaca e i fotoni potessero trasformarsi in azioni e poi passare attraverso la supernova, noi avremmo osservato dei raggi gamma dalla supernova 87A, invece non li abbiamo osservati. I valori di campo e di massa accoppiamento degli assioni che spiegherebbero i fenomeni osservati sono quelli indicati, come dicevo, da queste due regioni, richiedendo un campo magnetico che non è escluso dai dati sperimentali fra 0,1 e 1 nanogauss, quindi 10 alla meno 9, 10 alla meno 10, che però è molto vicino al limite massimo dei campi consentiti dalle nostre osservazioni. Quindi un altro modo di studiare questi fenomeni è studiare i campi magnetici intergalattici, e ci sono delle idee su come farlo, ci sono delle idee su come studiare questi campi, e anche lì ci sono delle linee di ricerca interessanti. Se vi interessa fare una tesi su questo è un argomento molto interessante, che può venire, su cui si possono trarre conseguenze teoriche e sperimentali dai dati del satellite fermo. Allora, se voi avete la probabilità di sopravvivenza dei fotoni in funzione dell'energia da una distanza z uguale a 0,5, e questa probabilità con la fisica standard è rappresentata da questa regione, con un meccanismo conversione fotone-assione con questi campi magnetici, la probabilità aumenta fino a questi livelli. E in particolare la discrepanza sulla non deformazione degli spettri di emissione viene spiegata. Se la conversione, invece di essere prevalentemente nel percorso, nel viaggio tra i fotoni, dei fotoni dalla sorgente di emissione a noi, avviene nella sorgente, allora e la riconversione poi avviene nei campi magnetici della galassia, quindi immaginate che un fotone diventi assione nella sorgente di emissione, poi viaggi indisturbato nell'universo perché magari i campi sono più piccoli di questi, e poi riconverta all'interno della galassia. Beh, allora ce ne accorgeremo perché osserveremo un effetto direzionale, cioè i fotoni che hanno compiuto più strada nella galassia hanno avuto, scusate, gli assioni che hanno compiuto più strada nella galassia hanno una maggiore probabilità di riconvertire. Io ho parlato finora di, scusate un momento che tolgo un pezzo di, eccomi. Io finora ho parlato di assioni, ma come vi dicevo, qualunque particella che si accoppia al fotone fa questo gioco bene, serve a questo scopo, in particolare i cosiddetti parafotoni sono delle particelle ipotizzate da Sakharov, che sono delle particelle di un universo di materia oscura che si accoppia solo gravitazionalmente al nostro, che si sono chiamati anche fotoni ombra, oppure qualunque nuova particella con carica molto piccola. Il fotone viene ipotizzato avere carica zero, ma potrebbe avere anche una carica così piccola che noi non riusciamo a osservarla, quindi potrebbero esistere vari fotoni che hanno delle cariche così piccole che noi non riusciamo a osservarle. Va bene, ci sono anche nuovi fenomeni, sono state scoperte recentemente nuovi sorgenti lontane che non avremmo dovuto osservare e che indicano delle sorgenti di emissione, a orizzonti, scusate, a distanza, probabilmente ottiche tau maggiori di 4 o 5. Scusate, chiudo un attimo la porta che ci sono le signore delle pulizie. Ok.
Va bene. Allora, oltre a questa spiegazione, cioè questa è la spiegazione tipica dei particellari, cioè un fisico delle particelle quando c'è un fenomeno non spiegato dice, beh, potrebbe esserci una nuova particella, ma naturalmente potrebbero esserci delle spiegazioni ancora più profonde. Per esempio, una spiegazione più profonda potrebbe essere che qualcosa sia sbagliato nel nostro modo di calcolare la probabilità di interazione di due fotoni per generare una coppia elettrone-positrone. Allora, come dicevo, oltre alla spiegazione che invoca una nuova particella, si potrebbe ipotizzare il fatto che la sezione d'urto gamma-gamma che va in più e meno sia sbagliata, il nostro calcolo sia sbagliato. Il che a sua volta può essere legato, gli ingredienti di questo calcolo sono due: uno, l'elettrodinamica quantistica, e due, il boost di Lorentz. Noi calcoliamo la probabilità di conversione di interazione di due fotoni portando i due fotoni nel centro di massa, e facendo questo noi facciamo un grosso boost di Lorentz su una particella come il fotone, sulla quale il boost di Lorentz non è un'operazione così ovvia. D'accordo? Mentre il boost di Lorentz su una particella di massa non nulla è un'operazione abbastanza ovvia, l'operazione del boost di Lorentz su una particella di massa nulla è un qualche cosa che ha una piccola complicazione concettuale. Cioè, voi state boostando una particella che ha velocità c, che è una cosa che classicamente non sarebbe possibile se c era velocità limite. Quindi state facendo una cosa al limite del principio di relatività. Questo ha fatto sì, insieme ad altre ragioni che sono legate a quello che avevamo visto quando avevamo parlato del cutoff di GZK, noi vediamo alcune particelle probabilmente al di là del cutoff di GZK, ha fatto sì che alcune speculazioni di natura teorica siano indirizzate a vedere che cosa accadrebbe se la teoria della relatività fosse violata. Dopotutto, la teoria della relatività è una simmetria. Poggia su una simmetria relativamente semplice, l'invarianza dello spazio-tempo rispetto al gruppo di Lorentz Poincaré, e potrebbe essere una simmetria approssimata o, come diciamo noi, una simmetria emergente, cioè una simmetria che emerge su base statistica ma che non è esatta. Allora, la simmetria di Lorentz, come voi sapete, è una simmetria per trasformazioni spazio-temporali di matrici che hanno un numero di generatori limitato, 6 generatori, avete 3 boost e 3 rotazioni spaziali. E ci sono degli importanti teoremi su questo che vedremo. Diciamo, il nostro credere nella teoria della relatività poggia sul fatto che noi pensiamo che nessun sistema di riferimento abbia qualche cosa di speciale. C'è un teorema, un recente teorema che dice che qualunque sistema abbastanza complicato tende asintoticamente a una simmetria di Lorentz, quindi può essere benissimo che la simmetria di Lorentz sia una simmetria approssimata. Si pensa a una simmetria approssimata, e infine, questo lo vedremo nella prossima trasparenza. Va bene, insomma, per tutto questo ci sono delle
Vedo che mi ha aggiunto qualche cosa. Cupitti, mi ha aggiunto qualche cosa? Remote desktop? Ah, oh. No, pensavo che... Non sapevo. Ha aggiunto tutto? Scusa. Non so, va bene, scusatemi, sono distratto perché vedevo delle cose che mi apparivano sullo schermo. Va bene. Questo fa sì che ci siano delle grosse proposte attualmente sulla violazione dell'invarianza di Lorentz. Un teorema che non so se avete visto, un famoso teorema del 1911 di Wojniatowski, dice in realtà che la simmetria di Lorentz implica le trasformazioni, la simmetria di Lorentz Poincaré implica, scusate, che la relatività implica la simmetria di Lorentz Poincaré e le trasformazioni di Lorentz sotto ipotesi molto generali, cioè se voi supponete che valgano i principi di relatività, lo spazio sia omogeneo isotropo, le equazioni di trasformazione siano lineari e valgano il principio di reciprocità, per cui dato un sistema che si muove a velocità v, le equazioni che trasformano da un sistema all'altro siano le stesse che trasformano dal secondo al primo con velocità meno v. Ecco, sotto questa ipotesi molto generale, uno ottenga le trasformazioni di Lorentz come soluzione generale, con una velocità invariante, trovare la quale è un problema sperimentale. Quindi questa velocità invariante è la velocità della luce, perché noi sappiamo essere la velocità della luce perché l'abbiamo determinato sperimentalmente, ma diciamo c'è una soluzione generale con qualche invariante c. Nel limite in cui questo c tende a infinito, otteniamo le trasformazioni di Galilei. Queste ipotesi sono generali, però l'esistenza di un CMB ci porta a pensare che, per esempio, l'isotropia dello spazio sia un'ipotesi approssimata e che quindi l'isotropia non sia una proprietà fondamentale dell'universo. In più, noi sappiamo che la definizione di scale sotto il valore di una certa massa, che è la cosiddetta massa di Planck, che corrisponde all'energia di circa 10 alla 19 elettronvolt, 10 giri elettronvolt, non ha senso, nel senso che una sonda che andasse a sondare compatibilmente con il principio di indeterminazione una scala corrispondente a questa energia diventerebbe immediatamente un quindi non potrebbe esistere una particella di questo tipo. Quindi esiste in natura una scala a cui le leggi fisiche non sono più applicabili e quindi questa scala deve essere una scala a cui la teoria della relatività deve fallire. Quindi ci sono insomma delle numerose ragioni che portano a pensare che la simmetria di Lorentz sia una simmetria approssimata, che le trasformazioni di Lorentz siano approssimate a un qualche livello, e che quindi la nostra percezione di questa simmetria sia una simmetria approssimata, e ci conforta in questo un teorema che dice che qualunque sistema abbastanza complicato ha come simmetria approssimata la simmetria di Lorentz. Allora, negli ultimi 15 anni c'è stata una ricerca forte di violazioni della simmetria di Lorentz. Vediamo un po' che cosa accadrebbe se venisse violata la simmetria di Lorentz. Amerino Camelia, Ellis e collaboratori hanno formulato la teoria più generale dal punto di vista fenomenologico, perturbando un Hamiltoniano che è simmetrico per trasformazione di Lorentz, aggiungendo dei termini non simmetrici in generale. Vediamo che cosa succede.
Allora, aspettiamo, vediamo cosa succede e vedremo che quello che succede è un qualche cosa a cui la propagazione di fotoni di alta energia è sensibile. Ma supponiamo che la scala di energia a cui questa violazione è visibile sia l'energia di Planck, quindi circa 10 alla 19, meno, circa 10 alla 19 GeV. L'hamiltoniano classico della relatività, ormai chiamiamo classico quello della relatività, è energia al quadrato, quindi h quadro uguale a m quadro più p quadro, lo perturbiamo introducendo un termine non invariante. Quindi si chiama h quadro uguale a m quadro più p quadro, e al primo ordine questo lo scriviamo come xi per E su E Planck. Quindi in questo modo ci garantiamo che l'effetto è visibile, è energia confrontabile con l'energia di Planck, più termini di ordine superiore. In condizioni ultrarelativistiche, quindi per grandissime quantità di moto, questo qui diventa H uguale a P per 1 più M quadro su 2P quadro più Xi per P per 2EP. Scusa, sto facendo lezione, ti chiamo quando ho finito. Ciao. Sto facendo lezione, ti chiamo quando ho finito. Sì. Ti chiamo quando ho finito, ciao. Allora, m quadro più p quadro per 1 più xi e su p più termini di ordine superiore. D'accordo? Quindi se xi è uguale a 0, la violazione è uguale a 0. Allora, sviluppando in serie, prendiamo la radice di questo, quando p è molto grande, H tende a P per 1 più M quadro su 2 più quadro più Xi P su 2P più termini di ordine superiore. Ora, la velocità è uguale a dH su dP per le equazioni canoniche. Questo qui avete fatto le equazioni canoniche Hamilton-Jacobi? Sì, tutti, sì. Allora, V uguale a dH su dP. E quindi è circa uguale nel limite ultrarelativistico a 1 meno m quadro su 2p quadro più xi p su e p. Quindi la velocità, in particolare la velocità di un fotone, cioè di una particella a massa zero, sarebbe uguale a 1 più xi per e su e p. Allora uno avrebbe delle queste violazioni dell'Hamiltoniano, in generale, portano con sé una velocità della luce che non è c, ma è c più qualcosina. Questo qualcosina è normalmente trascurabile perché si comincia a vedere solo energie confrontabili con 10 alla 19 elettronvolt, gigaelettronvolt. I fotoni che noi vediamo non hanno questa energia, hanno delle energie che sono dell'ordine di qualche 10 alla 5 gigaelettronvolt, però se voi li fate propagare su distanze cosmologiche, potete vedere che il tempo di arrivo di questi fotoni varia e questa variazione amplifica ulteriormente l'effetto. Per cui voi avete delta T uguale a T per delta E per xi su EP. Però se delta E che noi riusciamo a rivelare è dell'ordine di 10 alla 5, 10 GeV, quando il tempo che riusciamo a rivelare è dell'ordine di 10 alla 14, 10 alla 14 secondi luce, 10 alla 14 secondi, che non è una cosa enorme, allora avete delle variazioni dei tempi di arrivo dell'ordine del secondo, quindi rivelabili. Conclusione, la propagazione dei fotoni è sensibile, la propagazione dei fotoni su distanze su scale cosmologiche è sensibile a violazioni della teoria della relatività alla massa di Planck, a violazioni lineari. Quindi se le violazioni sono lineari, cioè la perturbazione, lo sviluppo perturbativo al primo ordine dà un termine non nullo, allora noi possiamo vedere questo termine attraverso la propagazione di fotoni. A sua volta, il cambiamento dell'Hamiltoniano di interazione cambia il boost e quindi cambia la probabilità, cambia la sezione d'urto di interazione e più e meno,
e cambia la soglia per la generazione di coppie più e meno. Quindi in particolare se questa costante di accoppiamento è negativa, allora lunghezza di attenuazione aumenta, se è positiva, questa lunghezza di attenuazione diminuisce. Quindi abbiamo un cambiamento sia della cinematica sia della dinamica. In più abbiamo altri effetti interessanti, per esempio, se questo qui l'ho chiamato delta, ma se questo xi è positivo, allora gli elettroni possono diventare superluminali nel vuoto e quindi emettere radiazione di Cherenkov nel vuoto. Quindi ci sono varie conseguenze interessanti. Allora, come dicevo, la regola del gioco è studiare la velocità del fotone in funzione dell'energia attraverso la propagazione di fotoni su scale cosmologiche. E qui abbiamo un colpo di fortuna. Il colpo di fortuna che vi avevo già accennato quando discutevamo delle sorgenti variabili è che a questo filmato non lo vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vediamo se riesco. Vedete questo filmato o no? Avete visto il filmato? No. Allora, se guardate le trasparenze, metterò in rete le trasparenze così vedete anche il filmato. Le sorgenti, questa immagine mostra le sorgenti extragalattiche di altissima energia. Ed è un filmato in cui si vede che queste sorgenti sono molto variabili nel tempo. Sono molto variabili nel tempo e in particolare ci sono delle sorgenti che variano su scale di qualche secondo. Per cui voi avete una sorgente, per esempio questa PKS2155, che ha delle oscillazioni di intensità nelle regioni di altissime energie su tempi di qualche secondo. Questa è un'altra sorgente che ha avuto una grossa variazione di intensità in un tempo dell'ordine di 2 minuti. Allora a questo punto io posso, già questa è una cosa molto interessante per sé, perché dal punto di vista astrofisico, perché i tempi di variabilità sono molto minori del raggio di Hubble diviso per C, scusate, del raggio di Schwarzschild diviso per C. Quindi è difficile spiegare come un buco nero che ha un raggio di Schwarzschild di 10.000 secondi luce possa variare la sua emissione su tempi dell'ordine dei 100 secondi. Sembra esserci qualcosa di strano anche per gli astrofisici. Noi come fisici fondamentali quello che facciamo è prendere questi fotoni che arrivano e separarli in energia. Quindi a questo punto, per esempio, questa è la sorgente PKS2155, se noi dividiamo i tempi di arrivo dei fotoni di altissima energia dell'ordine del teta dai fotoni di alta energia ma meno alta dell'ordine dei 100 GeV, se ci fossero effetti legati a diverse velocità della luce, noi vedremmo degli spostamenti temporali sistematici, per cui per esempio i fotoni di più alta energia arrivano più tardi. I dati sperimentali sono molto controversi in tutto questo, perché ci sono alcune sorgenti per cui c'era un'evidenza marginale che i fotoni di più alta energia arrivassero in tempi successivi. Come vedremo, uno dei test decisivi per questo fenomeno sono i cosiddetti GRB, Gamma Ray Burst, che vedrete nella lezione prossima, che sono sorgenti impulsive di altissima energia che durano pochi secondi, quindi sono un laboratorio ideale per studiare la propagazione di fotoni in funzione dell'energia dei fotoni stessi. I dati sperimentali, come vi dicevo, sono molto
sono molto controversi. Attualmente la conclusione, diciamo, sebbene ci siano delle evidenze marginali, non statisticamente significative, non a livello di 3 sigma, di una correlazione fra tempo di arrivo e l'energia, l'ipotesi dominante è che gli effetti di alte energie, gli effetti, scusate, di propagazione con le energie siano incompatibili con una violazione dell'invarianza di Lorentz al primo ordine. Quindi la violazione dell'invarianza di Lorentz, se esiste, è al secondo ordine. Se avete studiato cosmologia, vi lascio come esercizio, quelli di voi, qualcuno di voi ha fatto un corso di cosmologia o relatività generale? Io ho tutti e due. Tutti e due. Allora, vi lascio un esercizio semplice che se avete fatto la cosa, che questa espressione qui che ho scritto brutalmente in questo modo, in realtà facendo un calcolo, tenendo conto dell'espansione dell'universo, diventa questa qui. Quindi al posto del termine t, in unità naturale, ho un termine che è questa integrale qui. È naturale che debba dipendere dalle costanti cosmologiche, d'accordo? La propagazione. Quindi il termine corretto che ottenete al primo ordine è questo qui. E è un bel esercizio, insomma, ve lo lascio da fare. Va bene, per distanze dell'ordine z minore di 1 non è molto diverso da quello che otterreste facendo il calcolo approssimato. Questa k di z è circa uguale a z per z minore di 1. Ok, i dati sui GRB, come vedrete nella lezione di giovedì, non confermano questa ipotesi, per cui attualmente noi pensiamo che l'effetto, se esiste, sia al secondo ordine. Il calcolo al secondo ordine, che è più complicato, io non l'ho mai fatto, ma dà una differenza temporale osservata che ha questa relazione con la variazione di energia. Il risultato di tutto questo però è che se l'effetto è al secondo ordine, noi non siamo sensibili a violazioni all'ordine della massa di Planck, quindi probabilmente non le troveremo con questo tipo di esperimenti. Però se l'effetto non c'è o non è osservabile, comunque la situazione dal punto di vista della fisica sperimentale non è pessima, perché se l'effetto è trascurabile possiamo utilizzare i nuclei galattici attivi per calcolare le costanti cosmologiche, quindi utilizzare questa relazione per calcolare le costanti cosmologiche. La determinazione che viene fatta è abbastanza precisa. Quindi si ottiene, scrivendo esplicitamente i calcoli di questo, li trovate nell'articolo che abbiamo scritto io, Persic e Mansutti, collegato in rete. I calcoli espliciti danno che l'attenuazione tau ha questa relazione con le energie dei fotoni, e questo consente una determinazione delle costanti cosmologiche. Va bene, prima di passare all'ultimo argomento, che sono le ricerche di materia oscura, chiedo se ci sono delle domande su quanto abbiamo visto finora. Vediamo. No, vi invito a guardare bene queste cose, perché questo è un campo di ricerca su cui si può pubblicare. Quindi immagino quelli di voi che vogliono restare nella ricerca hanno tutto l'interesse a fare delle pubblicazioni il prima possibile, per poi sì, perché la vostra valutazione sarà sulle pubblicazioni che fate. Quindi questo è un campo su cui ci sono molti settori di ricerca aperti, relativamente semplici perché è abbastanza nuovo. Quindi diciamo la miniera è ancora ricca. Va bene. Infine l'ultimo argomento che volevo discutere, che è in qualche modo uno degli argomenti principe
della ricerca in, di fisica fondamentale, sia con particelle cosmiche sia con acceleratori, in qualche modo la ricerca degli osservatori e la ricerca con sorgenti cosmiche sono complementari, e lo studio della cosiddetta materia oscura. Però se voi studiate le curve di rotazione delle galassie, quindi guardate qual è la velocità di rotazione delle stelle nell'esterno, nell'alone delle galassie, se andate a guardare in una regione in cui all'esterno della quale c'è poca materia, quindi la materia è quasi tutta all'interno, e studiate come la velocità di rotazione cambia man mano che vi allontanate dal centro della galassia. Allora, una forza di tipo 1 su R quadro, la forza di 1 su R, tipo 1 su R quadro, perché queste distanze, le dimensioni delle galassie, sono relativamente piccole su scale cosmologiche, quindi dovrebbe valere la legge di Newton con ottima approssimazione. Va bene, allora avete la forza centripeta, quindi mv quadro fratto r, è uguale alla forza gravitazionale, quindi gm per m piccolo su r quadro. M piccolo si cancella e avete questa equazione. Allora, quello che avete è che la velocità in funzione del raggio dovrebbe andare giù come 1 su radice di r. Se voi guardate i pianeti, per esempio, la velocità dei pianeti va come 1 su radice di D, dove D è la distanza dal Sole. Quindi vi aspettate una curva di questo tipo. Se voi invece guardate le stelle nelle galassie non hanno una velocità che man mano che io mi allontano dal centro resta più o meno costante. Allora, o la forza non è di questo tipo, quindi la forza non è newtoniana, oppure c'è della materia che non vediamo, e ce ne deve essere tanta anche. Se voi calcolate quanta ce ne vuole circa 5 volte più della materia che noi conosciamo. Come trovare questo tipo di materia? Beh, si può cercare di produrla agli acceleratori, siccome queste devono essere delle nuove particelle, possiamo sparare delle particelle di alta energia l'uno contro l'altra e vedere se ci sono delle nuove particelle che non abbiamo considerato, perché queste particelle devono avere le caratteristiche particolari, devono essere massicce e debolmente interagenti, o massicce oppure molto poco massicce, nel senso che dagli studi degli acceleratori, qualunque tipo di particella sotto un acceleratore che si chiamava LEP ha prodotto enormi quantità di collisioni di circa 100 GeV di centro di massa, e da queste si è visto che non ci sono nuove particelle che vengono create a questo livello di energia, a meno che non abbia una massa così piccola che ci sono scappate. La massa così piccola che ci sono scappate è dell'ordine di qualche centinaio di milli elettron volt. Allora, supponiamo, se c'è una nuova particella dell'ordine di qualche fino a qualche centinaio di giga elettron volt, verrà probabilmente trovata da LHC. Se no, LHC non è in grado di trovarla. Queste particelle sono o stabili o approssimativamente stabili, nel senso che i loro tempi, le loro vite medie sono confrontabili con la vita dell'universo. Però siccome ce ne sono tante, anche se la vita media è confrontabile con il tempo di Apple, potremmo osservare qualche decadimento. Quante sono queste particelle? Noi non lo sappiamo. Sappiamo qual è la quantità totale di energia che ci manca, dopodiché il numero di queste particelle sarà inversamente proporzionale alla loro massa. Sappiamo che se decadono o se si annichilano tra loro, fra i prodotti di annichilazione, siccome hanno una grande massa, mettiamo così, tra i prodotti di annichilazione o di decadimento ci saranno delle
dei fotoni. Perché se hanno una massa maggiore della massa degli adroni, allora fra i prodotti di decadimento ci saranno degli adroni, ma allora ho anche dei paizeri e dei pazzeri che decadono in fotone a fotone. Oppure potrei avere, anche se si accoppiano direttamente col fotone, il decadimento in due fotoni l'annichilazione che mi dà due fotoni. In questo caso avrei dei fotoni monocromatici. La probabilità di annichilazione è proporzionale alla sezione d'urto, che noi non sappiamo, per il quadrato della densità, che noi possiamo desumere dalla distribuzione di densità. Noi possiamo calcolarci la distribuzione di densità nell'alone studiando come il moto delle stelle periferiche nelle galassie devia rispetto alla predizione della teoria newtoniana. Quindi da questo noi abbiamo un'indicazione sulla densità. In più, questo tipo di processi porta, come avete visto nella lezione nelle lezioni di Boezio e Vacchi, a produzione di antimaterie di alta energia, che probabilmente abbiamo già osservato nell'eccesso di positroni. Quindi cioè, ci sono delle indicazioni marginali che qui ci sono delle nuove particelle. E non sappiamo bene come cercare queste indicazioni marginali. Però possiamo guardare questo tipo di processi. In più c'è una delle teorie più popolari attualmente, che si chiama supersimmetria, in cui c'è la particella più leggera, neutra, supersimmetrica, che si chiama neutralino, che avrebbe proprio le caratteristiche giuste per costituire la materia oscura e autoannichilarsi producendo dei fotoni. Allora, questa è un'equazione che non dà grandissime informazioni perché, come vedete, c'è un termine di proporzionalità con una costante di proporzionalità che non sappiamo, una sezione d'urto che noi non sappiamo, possiamo prendere delle teorie e guardare qual è questa sezione d'urto, ma abbiamo comunque delle incertezze, e una densità al quadrato di cui abbiamo qualche idea, ma abbiamo qualche idea nelle regioni periferiche, non abbiamo un'idea precisa nelle regioni in cui probabilmente questa densità è maggiore. Quindi non sappiamo bene dove guardare e cosa guardare, ma sappiamo che potremmo trovare qualche cosa. Questa è una condizione sperimentale poco chiara. Allora, in tutto questo abbiamo cercato dei posti basandoci sul buon senso. Abbiamo guardato delle regioni in cui, in base al buon senso, potrebbe esserci una concentrazione di materia oscura. Uno è il centro galattico, perché nel centro galattico noi sappiamo che c'è molta materia e quindi potrebbe essersi condensata anche nella materia oscura, perché dopo tutto questa materia si accoppia gravitazionalmente, quindi potrebbe essersi condensata nel centro della galassia. Un'altra regione in cui stiamo guardando sono alcune galassie satelliti della Via Lattea. Come vi ho detto, la Via Lattea è una galassia molto grande e quindi ha delle galassie che orbitano attorno alla Via Lattea. Alcune di queste galassie hanno poche stelle, hanno qualche centinaio di stelle, sono molto piccole. Allora, per queste galassie noi possiamo guardare la massa luminosa, fare un bilancio della massa luminosa proprio contando le stelle, studiare il moto delle stelle e vedere se questo moto è compatibile con la materia che osserviamo o se richiede materia oscura. E possiamo calcolare qual è il rapporto tra la materia che vediamo e quella che sarebbe necessaria per spiegare il moto delle galassie. Allora, sappiamo che un paio di queste galassie, che si chiamano Wilman e Segue, hanno un moto interno delle stelle che può venire spiegato solo se supponiamo o che la legge di Newton sia sbagliata, oppure che solo un centesimo della materia, che la materia che noi vediamo sia solo un centesimo della materia totale. Quindi queste galassie le chiamiamo galassie dominate da materia oscura, anche se, come ho detto, potrebbe essere che la legge di Newton sia sbagliata. Supponendo che la legge di Newton sia corretta, queste galassie sono dominate da materia oscura. Allora, questi sono altri obiettivi che noi guardiamo, che noi studiamo, cioè a cui dedichiamo vario tempo di osservazione.
Oppure potremmo guardare nell'alone della Via Lattea, questo anche si fa, però nell'alone noi ci aspettiamo che questo rho, questa densità rho, sia piccola, quindi se i fenomeni per cui vengono creati questi fotoni sono dei fenomeni di autoannichilazione, allora non ci aspettiamo segnale, oppure possiamo cercare delle indicazioni indirette come delle indicazioni che cercano quelli che guardano presenza di antimateria e un cutoff, una soglia nella produzione di antimateria, perché a questo punto potrebbero interpretare, per esempio, la produzione dell'osservazione di antielettroni da Pamela e da AMS come un punto finale corrispondente all'annichilazione di queste nuove particelle. Quindi, come vedete, siamo dei poveretti, nel senso che non sappiamo dove guardare, ci basiamo solo sul buon senso. E infatti, finora non abbiamo trovato niente, ma continuiamo a cercare. Il centro galattico, purtroppo, è una regione molto più complicata, abbiamo imparato che è una regione molto più complicata di quello che pensavamo, nel senso che noi pensavamo, nel centro galattico c'è un buco nero, attorno al buco nero c'è della materia che orbita, e forse c'è della materia oscura. Purtroppo questa è la nostra conoscenza del centro galattico quando abbiamo cominciato a guardare, e attualmente la nostra conoscenza è di questo tipo, per cui l'idea ingenua di pensare che il centro galattico emette come un punto, se osserviamo qualcosa che viola questa emissione, sarà probabilmente legata all'esistenza di materia oscura, era un'idea proprio ingenua. In realtà il centro galattico è una regione molto strutturata con molti emettitori gamma e quindi troppo complicata per, anche se c'è un'emissione di materia oscura, difficilmente riusciremo a capirlo perché la regione è troppo complicata. Quindi non sappiamo qual è la baseline rispetto alla quale vogliamo determinare, vogliamo trovare un eventuale effetto. Questo è lo spettro di emissione dal centro della galassia di gamma, che è compatibile un po' con tutto. La cosa interessante è che se ci fosse, se noi fossimo ottimisti, interpretassimo questo spettro, facessimo un feed dicendo, vabbè, supponiamo che la materia oscura ci sia e vediamo qual è il valore più probabile della massa, questo valore sarebbe grandissimo, dell'ordine di 14 TeV, un'energia molto oltre le energie di LHC. Quindi l'unico modo di trovarla sarebbe da sorgenti astrofisiche. Però questo, diciamo, è un fit che non vale niente, nel senso che questo è un fit nell'ipotesi che la materia oscura ci sia e dia un segnale di annichilazione dal centro galattico. È un'ipotesi basata, non basata sull'osservazione sperimentale. Non c'è niente nelle osservazioni sperimentali che ci induca a pensare che questo accada. Un altro degli obiettivi di questa osservazione può essere, come dicevamo, le cosiddette galassie satelliti della Via Lattea, le piccole galassie satelliti in cui noi riusciamo a contare le stelle e studiare il loro moto. Quindi prendiamo queste stelle, le inseriamo in un programma di calcolo, vediamo quali sono le velocità di queste stelle in base ai nostri calcoli e le confrontiamo con la dinamica che misuriamo. Però, come dicevo, ci sono delle galassie in cui il rapporto fra massa totale per spiegare i moti e massa desunta dal conteggio delle stelle è maggiore di 100, alcune anche maggiore di 1000. Chiaramente abbiamo un compromesso fra il rapporto M su L e la distanza, perché abbiamo tutto l'interesse a guardare le galassie vicine, perché ci aspettiamo che l'emissione di fotoni vada giù come 1 su R quadra. Ecco, questo diagramma vi mostra la posizione delle galassie nane rispetto alla Via Lattea. Come vedete, la distanza è confrontabile con il raggio della Via Lattea, quindi ce ne sono di molto vicine. E attualmente quello che noi possiamo fare,
che siamo riusciti a fare è soltanto mettere dei limiti superiori. Limiti superiori che però sono grandi rispetto a quello che ci aspettiamo. Quindi attualmente non abbiamo delle indicazioni precise. Una linea di ricerca, un'altra linea di ricerca che viene svolta, questa è un po' al limite, ed è una linea attualmente che è fra le più popolari, quelle che portano al numero maggiore di pubblicazioni. Una linea molto coraggiosa, in cui si dice: prendiamo lo spazio, guardiamolo alla cieca, invece di dire guardiamo delle regioni definite a priori, guardiamo lo spazio alla cieca e cerchiamo delle regioni in cui ho tanti fotoni. Quindi cerchiamo le regioni in cui ho più fotoni e non ho delle sorgenti astrofisiche puntiformi. È possibile che il fatto che ci siano tanti fotoni sia legato all'annichilazione di materia oscura. Vediamo qual è lo spettro di energia di questi fotoni. Quindi questa è la linea. Ma noi sappiamo, per esempio, che ci sono delle regioni diffuse, le cosiddette Fermi bubbles, bolle di Fermi, che sono regioni di emissione di fotoni gamma dell'ordine della decina di GeV, perpendicolari al piano galattico, questo è il piano galattico, e con dimensioni confrontabili con la galassia. Allora andiamo a guardare queste regioni, facciamo a fettine e guardiamo a caso che cosa succede in queste regioni, se ci sono dei punti di particolare abbondanza. Perché potrebbe essere che parte di questa generazione sia legata a decadimento o autoannichilazione di materia oscura. Con questa ricerca, che come vedete è pericolosissima, perché potenzialmente può introdurre un bias, voi andate a cercare una regione in cui cercate un effetto facendo una richiesta che naturalmente diventa più forte nelle regioni in cui c'è l'effetto. Quindi sperimentalmente questa è una tecnica biassata. Facendo questo ci sono delle evidenze marginali che non sappiamo stimare, di cui non sappiamo stimare la significatività statistica. Se voi fate il fit nudo e crudo trovate una evidenza a 4 deviazioni standard, ma naturalmente state introducendo un bias che è difficile da stimare. Vedete un picco di fotoni emessi a una energia dell'ordine di 130 GeV, che è vicina alla massa dell'X e che è una regione non esclusa dalle ricerche attuali. Quindi potremmo dire che c'è un'indicazione marginale con una tecnica di cui non sappiamo stimare bene il bias di nuova fisica, nuove particelle a energie di circa 130 GeV. Tutto questo è molto confuso. È molto confuso perché le regioni di emissione sono le regioni di emissione sono in regioni soprattutto di sovrapposizione tra le bolle di Fermi e il centro della galassia, quindi regioni molto, molto confuse, e probabilmente lo studio di questo tipo di fenomeni richiederà i nuovi rivelatori gamma di cui abbiamo parlato, i rivelatori del tipo CTA, quelli che saranno pronti fra 5 o 6 anni. Per cui per il momento viviamo con questi effetti e con grandi speculazioni teoriche, per il momento non verificabili, non smentibili, ma che in futuro saranno verificabili o smentibili. Infine, questo era un argomento popolare qualche anno fa, ma che ormai è quasi destituito di fondamento. Qualche anno fa un esperimento che si chiama ATIC aveva osservato un picco nell'emissione di elettroni e positroni a energie dell'ordine di 800 GeV, e però questo ormai è stato smentito dai dati sperimentali. Invece non è stato smentito dai dati sperimentali il cosiddetto effetto Pamela o anomalia di Pamela, che è una crescita del rapporto fra antimateria e materia fino alle energie a cui siamo riusciti a misurare questo effetto. Quindi finora siamo riusciti a misurare il rapporto fra antimateria e materia fino
ha energie dell'ordine di 350 gigaelettronvolt, ci aspetteremmo una decrescita del rapporto fra materia e antimateria, invece osserviamo una crescita di questo fenomeno. Crescita di questo fenomeno, come vi dicevo, è molto molto difficilmente spiegabile in un universo dominato da materia. Allora, se questa crescita fosse legata all'annichilazione di antimateria, ci aspetteremmo che una volta raggiunta la massa della particella di antimateria, questo rapporto crollasse. Questa sarebbe l'indicazione di questo. Attualmente i rivelatori di fotoni stanno cercando questo tipo di effetto, studiando l'ombra della Luna in raggi gamma. La Luna fa un'ombra sulla Terra nello spettro dei raggi gamma, perché i raggi gamma che urtano contro la Luna non arrivano alla Terra. Scusate, fa un'ombra di elettroni e positroni, perché gli elettroni e positroni che urtano la Luna non arrivano alla Terra. In più, quelli che arrivano alla Terra vengono deviati dai campi magnetici terrestri, e gli elettroni e i positroni vengono deviati in modo diverso. Per cui l'ombra della Luna in positroni è leggermente spostata dall'ombra della Luna in elettroni. Non so se è chiaro quello. Immaginatevi la Luna che viene colpita da elettroni e positroni. Quelli che colpiscono la Luna non ci arrivano. Quindi l'arrivo di elettroni e positroni sulla Terra ha un'ombra legata alla Luna. L'ombra dei positroni è leggermente spostata rispetto all'ombra degli elettroni a causa dei campi magnetici terrestri. Quindi, studiando lo spostamento delle due ombre, io riesco a determinare il rapporto fra il numero di positroni e il numero di elettroni. È uno studio molto difficile e ci consente di capire qual è lo spettro di elettroni e positroni e energie altissime. Va bene, questo qui è un argomento su cui, se siete interessati, ci sono, diamo anche delle tesi, c'è un esperimento, è un argomento di punta. Noi non siamo i soli che guardano questo tipo di fisica, ma anche la fisica, gli acceleratori guardano questo tipo di fisica. LHC è sensibile a materia oscura fino a qualche centinaio di gigaelettronvolt, attualmente fino a 200 gigaelettronvolt. Ci sono degli esperimenti che sono all'interno dei laboratori sotterranei che cercano lo scattering elastico di particelle di particelle di materia oscura, con l'idea che le particelle che penetrano dentro i laboratori sotterranei sono neutrini, oppure questo nuovo tipo di particelle debolmente interagenti, che possono essere distinti sulla base della massa. Se le nuove particelle debolmente interagenti che costituiscono la materia oscura, weakly interacting massive particles, sono molto massive, possono essere distinte nel loro scattering contro rivelatori sotterranei dai neutrini. Finora non abbiamo delle evidenze certe. Nella lezione avevo chiuso la lezione sui rivelatori parlandovi di CTA. In qualche modo CTA avrà una sensibilità a nuove particelle, a nuovi fenomeni, tale da poter, per esempio, validare o escludere le evidenze marginali di nuove particelle che sono state trovate negli ultimi tempi, e quindi dobbiamo aspettare qualche anno la realizzazione di questi esperimenti. Nel frattempo continuiamo a cercare. Scusate, vado. Sì. Va bene, vado alla conclusione di questa lezione.
Poi discutiamo come continuare, diciamo. Avete ancora una lezione sui gamma ray burst giovedì, ma nel frattempo spero di avervi illustrato questo fatto. Allora, dei vari messaggeri dell'universo, raggi cosmici carichi, raggi gamma, neutrini e gravitoni, finora quello che ci ha dato, finora i primi che abbiamo provato a studiare sono i raggi cosmici carichi e non abbiamo trovato grandissimi risultati, perché purtroppo i raggi cosmici carichi sono deviati dai campi magnetici e il valore dei campi magnetici galattici e extragalattici è tale che che queste non sono buone sonde per la fisica fondamentale. Per la fisica dei raggi gamma invece abbiamo trovato e stiamo trovando un sacco di risultati ricchi, quindi questa sembra essere la sonda giusta. I neutrini sarebbero ancora più giusti come sonda, solo che non sappiamo ancora fare i rivelatori di neutrini. I rivelatori di neutrini che abbiamo fatto non sono abbastanza grandi. I rivelatori di gravitoni non siamo riusciti ancora a farli. Quindi per il momento, diciamo, nei prossimi anni, la fisica fondamentale di altissime energie coincide con la fisica dei raggi gamma. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato molte cose, ma non abbiamo trovato le nuove particelle che stiamo trovando, che stiamo cercando. Però abbiamo trovato molte indicazioni che puntano possibilmente a nuova fisica, in particolare nella propagazione dei fotoni e nella ricerca di materia oscura. Quindi il consiglio, diciamo, che io darei a una persona, lo do perché è quello che ho fatto anch'io, che fosse interessato a fisica fondamentale con acceleratori, è di buttarsi sulla fisica di CTA, sia che sia un teorico, sia che sia uno sperimentale. Allora, nelle prossime lezioni possiamo discutere su quali siano i canali più promettenti per trovare dei segnali di nuova fisica, in particolare. Martedì prossimo vi selezionerò un po' di articoli che vi propongo, su cui potete fare il vostro seminario di fine corso, che sono orientati a questi tipi di nuova fisica. Trovate in rete gli articoli che avevo selezionato l'anno scorso, in più lunedì 16, dunque, io vengo a Trieste e faccio un esame alle 11 che possiamo trasmettere, quindi c'è un vostro collega che fa un seminario alle 11 che possiamo trasmettere. E poi lunedì alle 6 di sera c'è una collega di Trieste che fa un seminario che possiamo trasmettere anche quello. Rispettivamente i seminari sono sui risultati di Auger, sulla correlazione fra le zone di emissione e i raggi cosmici. Mentre il seminario a Udine alle 6 è su trasparenza, misura della trasparenza dell'universo. Quindi quello delle 6 di sera è un articolo che ho scritto io, e quello della mattina è un articolo che hanno scritto quelli dell'esperimento Auger, in particolare i colleghi qui dell'Università di Lisbona. È un articolo molto popolare che ha avuto la copertina del giornale Science, che è uno dei giornali più famosi di scienza. Non so, come sono le date di lunedì per voi? Lunedì alle 11 riuscite a venire, oppure chi riesce a venire? Sì, a Trieste, sì. A Udine riuscite a collegarvi? Sì, direi che sì, io resto fino alle 11:15, più o meno. Va bene. Alle 6 di pomeriggio di lunedì qualcuno riesce a collegarsi o a venire, oppure... Sì, anche alle 6, sì, domani. Va bene, allora facciamo lunedì prossimo, facciamo queste due cose, e poi martedì vi propongo un po' di articoli da guardare. Va bene? Se avete problemi o se volete fare una lezione su qualche argomento particolare, la facciamo inizio gennaio, per esempio. D'accordo? Va bene, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.